buon pomeriggio a tutti. Saluto i presidenti delle regioni, entrambi. Saluto il sindaco. Signor sindaco, ci siamo appena visti, come ha ricordato lui stesso poco fa. Signor procuratore, vedo tantissime autorità, magnifici rettori, tantissime autorità. Vi rivolgo un saluto collettivo, come pure rivolgo un saluto collettivo a tutti gli ospiti. Tempo ormai il cerimoniale mi fa degli occhiatacce, siamo in ritardo pazzesco, però qualche riflessione la voglio anch'io dedicare a questo incontro. Sono molto grato per l'invito che ho ricevuto dal presidente Salvatore. Mi congratulo perché oggi si inaugura questo e come dire si rende pubblico, si ostenta pubblicamente questo restauro. Il lavoro è veramente raffinatissimo e complimenti per l'impegno che avete riposto, lei e tutti gli altri partecipi di questa pregevole iniziativa. Il titolo che mi è stato rappresentato dal Sud per l'Italia, cultura, economia, innovazione, quale futuro, un titolo che potrebbe, d'altra parte gli interventi che mi hanno preceduto lo dimostrano, potrebbe impiegarci per dico qualche giornata, no? Qualche seminario che ci potrebbe tenere qui impegnati a lungo, quindi è un po' difficile sintetizzare qualche riflessione e condividerla con voi. Il Sud in realtà più che un'indicazione geografica è anche un topos. Io parlo a Napoli, in mezzo a una città che è caratterizzata per un ceto intellettuale molto raffinato, molto elevato, storicamente direi, anche attualmente. È un topos che non è certo solo geografico, è un topos culturale, ha una valenza politica, come una valenza politica queste ripartizioni hanno in genere. Quindi il Sud si oppone al Nord, anche se se ragioniamo di valenze politiche poi dovremmo chiamare in gioco anche un'altra distinzione che spesso si oppone sul piano politico delle valenze politiche, Est-Ovest. Come pure a un certo punto nel 1955, quando ci fu la conferenza di Bandung, venne fuori il terzo mondo, no? Anche quella una prospettiva non tanto geografica quanto di chiara valenza politica. Il Sud, io dico che in realtà queste raffigurazioni, rappresentazioni sono molto relative. Molto relative perché noi siamo in questa sala e questa che guardiamo su, questo è un soffitto, ma se ci ponessimo al piano superiore sarebbe un pavimento. Allora il Sud dipende da come ce lo rappresentiamo noi stessi, da come lo guardiamo, da quale stato di soggezione, a quale stato di soggezione ci abbandoniamo o a quale voglia di riscatto e di rilancio ci affidiamo. Il Sud, io che viaggio tanto, quando penso che sono meridionale mi sento nordico, ho viaggiato per tanti paesi dell'Africa, sono stato in Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, sono stato in Chad, Niger, nel Corno d'Africa, che guardano a noi, al Mediterraneo, come la culla della civiltà ancora. Sono stato in Medio Oriente, Mediterraneo allargato. Da poco ho lavorato per offrire nuove opportunità al nostro paese. Ho incontrato il presidente, abbiamo ricevuto qui in Italia a marzo il presidente Xi Jinping, poi sono stato ad aprile al secondo forum sulla Belt and Road a Pechino e parlando con loro non mi sentivo nel sud del mondo, mi sentivo come il terminale delle rotte storiche della Via della Seta, come il terminale naturale di questa nuova prospettiva di connettività infrastrutturale. Stiamo parlando delle innovazioni digitali più avanzate che si prospettano oggi e a cui si sta lavorando per i prossimi decenni, il nuovo millennio, e mi sentivo al centro del mondo. Quindi voglio dire, il concetto del Sud è molto relativo. Qui c'è una realtà ricca, c'è stata sempre una realtà ricca dal punto di vista culturale, c'è stata una realtà ricca dal punto di vista del sentimento sociale, del sentimento di umanità, come pure è stato detto,
C'è stata sempre una capacità incredibile di guardare con grande generosità rispetto dell'altro, e questa è forse la più grande ricchezza della vita, questa capacità di approcciare tutti i problemi, anche quelli economici, senza mai accedere, ad esempio, al primato della finanza, di cui oggi si parla tanto, no? Oggi non solo si parla tanto di economia, che caratterizza un po' le nostre vite, ma addirittura si isola un aspetto dell'economia, la finanza, diventa, come dire, la mitologia della finanza. E allora, se il Sud, io credo che dal Sud può partire il riscatto, perché il Sud ha tutte le carte in regola per restituire la ricchezza della vita, la ricchezza di guardare agli altri, di rispettare gli altri, per rifondare quello che oggi dicevo anche, di cui parlavo oggi, questo nuovo umanesimo a cui sono molto legato, perché io sono un uomo del Sud, quando parlo del Sud so di che cosa parlo, e considero il Mezzogiorno uno scrigno che per varie ragioni storicamente è stato tenuto così chiuso, limitandone il potenziale, ma dentro c'è, dicevo, ci sono tanti talenti che si predispongono in modo molto avanzato per imprimere un indirizzo ben preciso anche nel campo dell'innovazione, perché poi alla fine non dobbiamo pensare che la Apple Academy sia un miracolo. Non è un miracolo, è un incrocio virtuoso di una realtà che qui è plurisecolare, la Federico II, che lavora da anni per tirar fuori, favorire la crescita di talenti, per favorire il più alto tasso di istruzione e diffonderlo in tutto il Sud, in tutto il Meridione, dove poi questo talento si incrocia con un'azione sicuramente di supporto delle istituzioni locali, e qui riconosco sicuramente la grande avvedutezza nel saper spendere i fondi strutturali europei, lo dicevo oggi appunto durante l'incontro oggi alla Google Academy, e si incrocia ovviamente con le opportunità offerte da una grande compagnia. Ma io oggi ho detto, incontrando i manager, il top management della Apple, ho detto: guardate, voi state offrendo una grande opportunità a questo territorio, ma è una spilla che vi apponete sul petto voi, perché questo è un biglietto da visita per voi. Può sembrare strano, può sembrare che strano che il Presidente del Consiglio, anziché inchinarsi, come dire, e predisporsi ai più sentiti ringraziamenti, cosa che ho fatto, abbia invece rivoltato la questione, perché vedete, facevo questa considerazione, io ho viaggiato tanto, anche negli Stati Uniti, so che loro hanno dei bellissimi campus, un'erba perfetta, delle strutture meravigliose, investimenti mega galattici, però la ricchezza che viene restituita, quando io oggi sono stato a San Giovanni a Teduccio e vedere in quest'area deserta o comunque degradata, dove ormai ci sono fabbriche abbandonate, costruzioni ormai emarginate da tempo dal tessuto sociale, produttivo, economico, vederle recuperare e adesso integrate. Pensare quindi che questi ragazzi da tutto il mondo vengono e anziché stare sull'erba sdraiati, su un campus perfetto, isolato semmai dal centro, dal circuito urbano, possono mescolarsi, possono affacciarsi, entrare in un piccolo negozietto, possono prendere un taglio, una pizza al taglio e contaminarsi con una realtà così ricca anche di persone, eccetera. Io sono convinto che questi ragazzi, quando rientrano dentro dopo la pausa, semmai possono cogliere qualche idea molto più innovativa rispetto a quelle che coglierebbero isolati in un campus assolutamente perfetto nel loro paese. Allora ringrazio ancora le autorità, e ho ringraziato il Rettore, perché questa è un'iniziativa davvero che segna una prospettiva di riscatto dell'intero Sud. Abbiamo bisogno di queste iniziative, e il segreto qual è? Il segreto è fare sistema, lavorare insieme, perché pensare, vedete, che possa venire il singolo imprenditore, possa ancorché con qualche entratura iniziale,
poi possa realizzare un progetto sostenibile se lavora da solo è assolutamente qualcosa che non ci porta nessuna parte. Bisogna creare anche forme di partenariato pubblico-privato innovative, bisogna integrare questi progetti nella nostra realtà. Capozza ha già ricordato questi contratti istituzionali di sviluppo. Come sono nati questi contratti istituzionali di sviluppo? Innanzitutto dalla conoscenza dei territori, quindi nascono in aree particolarmente disagiate. In Puglia qualcuno ha pensato forse malignamente, ma lui è della provincia di Foggia e allora lì il contratto istituzionale per la Capitanata. No, perché è una provincia che rispetto alle altre del Pugliese sta marciando con molte più difficoltà. Ci sono interi borghi ormai disabitati. Il Gargano, che era una, è ancora una meravigliosa risorsa naturalistica, è stato abbandonato nel corso degli anni rispetto invece allo sviluppo turistico che sta avendo il centro e il sud della Puglia. Allora in quest'area ecco che si interviene. Ma come si interviene? Non si chiede a qualche imprenditore di avviare le nuove attività imprenditoriali. Non è così che funziona. Non è così con un incentivo economico che si può risolvere il problema. Allora si raccolgono tutti i sindaci locali, tutti i rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, tutti gli esponenti del mondo produttivo, sociale, economico, ci si pone intorno a un tavolo e si dice dobbiamo cercare, dovete cercare, di elaborare progetti utili per questo territorio. Voi lo conoscete, non pensiate che possa venire lo Stato centrale a fornirvi una capacità progettuale, dovete voi sforzarvi. La prima volta, ho i testimoni qui presenti, sono rimasti tutti sconcertati e la riunione è stata pressoché muta o comunque si è sviluppata una comunicazione univoca, parlavo solo io, c'è stato un silenzio assordante. La seconda volta hanno iniziato a parlare loro. La terza volta ci hanno mandato qualche centinaio di progetti dal nulla che avevano concepito originariamente. Oggi quindi noi abbiamo la difficoltà di selezionare i progetti, la responsabilità di selezionare i progetti che recuperano dei borghi antichi, itinerari enogastronomici, cioè tutto quello che in un contesto anche di sinergie, in un sistema integrato, può rilanciare quel territorio, rispettando la vocazione di quel territorio, l'identità culturale, oltre che sociale, economica di quel territorio. Lo stesso nel Molise. Il Molise è stato ancora più sorprendente. Per numero di progetti ha superato di gran lunga la Capitanata, quasi 400 progetti, pensate. E adesso stiamo selezionando anche quei progetti e stiamo finanziando. Allora sì, ha senso il finanziamento, allora ha senso il supporto economico, ma perché si crea un sistema integrato e si confida quindi che quei progetti potranno essere sostenibili da tutti i punti di vista. Sostenibilità finanziaria, economica, ambientale, e quindi potranno veramente segnare un rilancio di quei territori. Stiamo facendo lo stesso per la Basilicata, lo stesso per la provincia di Cagliari, ma ci estenderemo, completeremo anche, è stato detto dal dottor Capozza che cercheremo di recuperare tutta la dorsale appenninica, andremo a lavorare. Calabria, non parliamo della Calabria, di quanto sostegno ha bisogno. Anche qui della Campania potremo intervenire, addosare alcuni di questi interventi in Sicilia, e questa è la strada che concretamente il governo da parte sua può fare. Poi per carità abbiamo fatto tante altre cose, si può pensare che potevamo fare di più, e noi potevamo fare di più e faremo di più, tant'è vero che nella fase 2 si è parlato tanto sui giornali, ma che cosa vi siete detti? Ma ovviamente dopo questa campagna elettorale che ha impegnato severamente i miei compagni di viaggio, ho detto noi dobbiamo rilanciare la nostra azione di governo. Siamo un po' distratti perché l'impegno elettorale ovviamente è un impegno che è diventato soprattutto nelle ultime settimane assorbente, ma adesso dobbiamo assolutamente rilanciare la nostra azione di governo. E tra i tavoli delle riforme io ho chiesto e ottenuto di creare un tavolo per il Piano Sud. Qui dobbiamo, in termini più sistematici, ancora più sistematici,
cercare di rilanciare il Sud rispetto alle varie iniziative che abbiamo già stanziato. E quindi, al di là degli ingenti investimenti anche predisposti per il dissesto, per contrastare il dissesto idrogeologico, per le tante misure messe già in atto per rilanciare il piano di sicurezza infrastrutturale, al di là delle partite delle ZES, delle zone economiche speciali, dobbiamo realizzare un piano di investimenti ancora più corposo, che non sia un piano assistenziale, che non siano... Qualcuno ha criticato anche nel dibattito pubblico, ovviamente, le nostre misure di protezione sociale. Beh, insomma, il fatto che ancora oggi l'Istat ci diffonde delle classifiche in cui ci dice che nel Sud è concentrata la povertà assoluta, pensate, il 10% delle famiglie, mentre al Nord il 5,8%, al Centro Italia il 5,3%. Il Sud è una situazione di sofferenza, quindi pensare di ragionare solo esclusivamente sul piano degli investimenti, della manutenzione, del rilancio delle infrastrutture, senza considerare le situazioni che soffrono, le condizioni di povertà assoluta delle famiglie, non è pensabile. Non sarei un bravo decisore politico, non sarei stato e non lo sono, sicuramente forse non lo sarò, però è chiaro che non posso trascurare dall'alto delle mie responsabilità persone che così diffusamente vivono in condizioni di povertà assoluta. E io lo dico sempre, una delle riforme che mi renderà sempre più orgoglioso sarà quello del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza significa persone che non avevano i soldi per comprarsi una protesi, ho avuto delle lettere io, ho una documentazione, ho riscontri documentali, non avevano i soldi per comprarsi una protesi ortopedica, non avevano i soldi per comprarsi un paio di lenti per gli occhiali, da vista. Un signore mi ha scritto, erano 6 anni che non mangiava una bistecca, e questo mi rende orgoglioso. Poi possiamo fare tutte le discussioni più sofisticate, possiamo anche pensare che è una riforma che va fatta bene, ci stiamo lavorando e continueremo a sorvegliarla perché sul piano applicativo si possa coniugare al modello della formazione, al recupero, al circuito lavorativo degli interessati, dei destinatari e beneficiari, ma è chiaro che la stabilità sociale, la sopravvivenza delle persone, quando si hanno delle responsabilità politiche, deve venire al primo posto o comunque di pari passo rispetto al piano di rilancio. Oggi dicevo che il governo non vuole assolutamente quindi arretrare per quanto riguarda il rilancio del Sud. Il rilancio del Sud non c'è una ricetta che può funzionare, c'è un'attenzione costante, una visione strategica che può rilanciare il Sud. Il riscatto del Sud è affidato innanzitutto ai meridionali. Affidato ai meridionali perché è chiaro che se in quella concezione relativa si avverte nella periferia del mondo, non si va da nessuna parte. Bisogna pensare di stare su al piano superiore e non al piano inferiore. Quindi il modo migliore per costruire il rilancio del Sud è la massima determinazione, la passione e l'impegno dei meridionali stessi, e lo dico da meridionale. E in più, ovviamente, è una visione strategica da parte di tutti, da parte di chi ha una responsabilità a livello statale, da parte di chi ha responsabilità a livello locale. Dobbiamo coniugare gli sforzi e lavorare a delle sinergie integrate. Io oggi dicevo e lanciavo così una provocazione, ma è una provocazione, io poi quando lancio le provocazioni le spingo fino in fondo. Dicevo, incontrerò col ministro Di Maio, che sta lavorando alla crisi per esempio della Whirlpool, io incontrerò tra poco i lavoratori e poi incontreremo anche la proprietà. Diremo loro che c'è a Napoli, si hanno incontrato dei problemi, delle difficoltà che poi ci dovranno spiegare meglio, evidentemente in termini di competitività produttiva, immagino, per questo stabilimento, però spiegheremo loro che Napoli è anche la Napoli della Apple Academy. Diremo che ci sono 380 giovani, cervelli,
talenti che stanno lavorando, ogni giorno lavorano per tirar fuori delle nuove app, dei nuovi, per favorire meglio e accelerare i processi integrativi anche produttivi. Li mettiamo a lavorare per loro e diremo che non devono andare altrove, perché la ricchezza che offre Napoli non la troveranno altrove, e cercheremo di convincerli perché possano rimanere qui, ma non, come dire, contro la loro volontà. Confido che potremo persuaderli che qui c'è uno sviluppo produttivo che si preannuncia già oggi, non domani, già oggi in fase particolarmente avanzata, e che può competere non solo a livello nazionale, perché oggi ci sono, come è stato ricordato, delle punte di innovazione tecnologica, dei settori anche qui in Campania, oltre che in Sud, che non hanno nulla da invidiare rispetto ad altre realtà del Paese, ma che possono addirittura, sono punte di eccellenza che ci rendono orgogliosi anche nella sfida globale, nella sfida complessiva. Il Sud ha bisogno anche, per completare, del contrasto alla corruzione. È una determinazione e quindi un'attenzione che non possiamo, un livello di attenzione che non possiamo mai abbassare. Noi, il Presidente De Luca ha parlato della riforma, poi fermo restando che alcune questioni di dettaglio il Presidente del Consiglio è sempre disponibile. Lei chiede un incontro, mi viene a trovare, eccetera. Non ha bisogno, diciamo, di un convegno tale per porre quesiti poi più specifici. Però, per riprendere in dettaglio la questione ha toccato un punto molto nevralgico, perché è chiaro che quando si vanno a fare delle riforme ci si scopre il fianco, non si accontenta mai nessuno. Io però ho sempre detto, e lo dico anche da giurista, nel momento in cui mi sono insediato ero già consapevole della inadeguatezza dell'attuale disciplina per quanto riguarda i contratti pubblici, gli appalti. E allora dal primo giorno ho iniziato a lavorare per questo obiettivo, consapevole che abbiamo un settore, quello delle costruzioni, che è da anni che è assolutamente andato giù ed è un settore in sofferenza. Basti pensare che tra le prime 15 imprese in Italia 9 sono chi in amministrazione straordinaria, chi sotto ristrutturazione e chi addirittura è in concordato preventivo, se non in procedure concorsuali vere e proprie, altre procedure fallimentari. E allora è chiaro che è un settore in forte difficoltà. Quella disciplina attuale non va assolutamente bene, però bisogna lavorare con metodo. Non è così semplice, perché lei parlerà con 100 esperti del settore, avrà 100 opinioni diverse. Noi abbiamo raccolto, pensate, dal 1 agosto al 15 settembre, nel sito del Ministero delle Infrastrutture abbiamo aperto una call, abbiamo avuto 2000 risposte, suggerimenti di modifica. Quindi non è importante arrivare subito, arrivarci bene, però io ho sempre avuto consapevolezza che quella era una disciplina che non poteva essere toccata se prima non si dava un segnale molto forte a tutta la società. Di qui l'anticorruzione, di qui lo spazza corrotti. Noi rinforziamo le maglie della disciplina anticorruzione, offriamo strumenti investigativi ancora più, diciamo così, pervasivi ed efficaci alle forze che indagano, dopodiché possiamo intervenire a snellire alcune procedure. E siccome siamo consapevoli che una riforma organica richiede tempo, di qui lo sblocca cantieri, che anticipa alcune misure. Non è ancora la riforma organica che vogliamo, però non possiamo, il Paese non può attendere, quindi abbiamo introdotto alcune misure. Poi lo dico da giurista, ogni riforma non è un problema, vedete, di scelta astratta tra questo o quella norma, bisogna vedere anche come le norme si sedimentano e vengono attuate. Quindi occorre anche attendere un po' di tempo per vedere. La norma non è quella che sta scritto nel testo di legge, è quella che applicano i giudici. Quindi bisogna vedere i giudici come la interpretano. E allora occorre una fase attuativa, verificare, monitorare per vedere come nella dimensione effettiva e concreta quelle norme vengono applicate, che criticità offrono. Questo vale per... lei può prendere i migliori giuristi, metterli intorno a un tavolo, le diranno sempre questo.
Ecco che stiamo quindi rilanciando questo piano di investimenti, poi c'è lo sblocca, il decreto crescita che introduce tante nuove misure. Insomma, il governo è ben concentrato per cercare di creare tante opportunità, in particolare al sud. Il bonus sud, per esempio, con riduzione dei contributi previdenziali a carico degli imprenditori che assumono disoccupati under 34 o anche over 34 che non lavorano da almeno 6 mesi, e tante altre misure sono state concepite proprio specificamente per il sud. Ma nel piano per il sud avremo una strategia più integrata e interventi più sistemici. Concludo, io ringrazio tutti i presenti perché nei vostri interventi avete restituito il senso di un sistema paese che è fortemente determinato a operare un rilancio del nostro tessuto produttivo, del nostro tessuto sociale, e questo vale per tutti, vale per gli accademici che hanno parlato, vale per il presidente del CNR che ha ricordato il loro progetto con l'ENI, ad esempio, che coinvolge ben 4 regioni del sud. Io sono stato a inaugurare il primo progetto nel Salento, che ha ricordato anche il nuovo centro per la valorizzazione del patrimonio culturale qui a Napoli. Ma questo riguarda anche lei, presidente Salvatore, che dal suo punto di vista, ad esempio, so anche della sua iniziativa per fornire borse di studio a studenti meritevoli. Ognuno può fare la sua parte. Io ho da fare una gran parte, ne sono consapevole, ma vorrei dire che ci sono e non permetterò assolutamente, con tutte le mie forze, questa è la promessa che faccio, non potrò permettere di tenere in ostaggio, che siano tenute in ostaggio le nostre ricchezze, tante delle quali sono concentrate proprio qui al sud. Non potrò, quindi mi darò sempre con la massima determinazione, mi impegnerò affinché non siano assecondati sentimenti di sfiducia e di rassegnazione rispetto alle tante sfide che ci attendono. Grazie.